Buon pomeriggio e bentornati a Sport Report della domenica. In apertura il basket torna il campionato di Serie A2 con una decima giornata che potrebbe riservare importanti novità per la cestistica San Severo. Innanzitutto ricordiamo il quadro delle partite con Forlì San Severo, Chieti Ferrara, Scafati Napoli, Derby Campano, Rieti contro Cento, Ravenna contro Pistoia. Già disputata la sfida tra Latina e Roma, vinta dai padroni di casa Latinensi 70 a 66. Che mi hanno chiesto Passate le feste per la di cestistica tornare ad stasera, allenare la questa Juventus squadra e ho cercherà di accettato per questo scattarsi motivo, ma dopo il soprattutto anche KO perché ho della trovato una società prima seria, finale, cioè appassionata la prima finale del con 2020, cui ho allora condiviso capolista tutti gli Napoli per obiettivi, anche quello di 76-85, quest'anno. la prima E quello trasferta di del nuovo quest'anno anno è a è Forlì. che I avevamo compiti un quest'anno budget dell'avversario sono le difficoltà della squadra sanseverese di credo trovare e tutti opportuni che il d'accordo proprio per il coronavirus spesso momento non si trovano nella che stiamo condizione di provocare attraversando e ne aranci siamo tutti concreti. L'assenza consapevoli del e capitano di lavoriamo Donato sembra duramente, siamo sempre come sereni è e ovvio, e certamente anche la questo inizio sponda non, la pollinese fortuna dove non ci ha Giorgi che aiutato nessuna perché giornata ha essendo sbagliato nulla. 6 vittorie su 6, un con roster l'impressionante diciamo non rimpasto che ha ridotto fatto ma di Pirlo comunque Rodri e Croce mirato un po' più a ad Malaga. alcuni Quale giovani, no? Abbiamo composizione? 4 L'inizio della under, gara alle sappiamo 17 a quanto Forlì. è Pallavolo, finalmente ci sono delle date certe per la ripresa dei campionati sia in Serie B1 donne che in Serie C, tenendo sempre conto che naturalmente l'emergenza coronavirus può metterci del suo. La B1 donne con la Fenice Libera Virtus dovrebbe cominciare il 23-24 gennaio, mentre per il campionato di Serie C donne il 13 e 14 febbraio. In questo servizio abbiamo riassunto tutto ciò. Chiarezza definitiva sull'avvio della stagione dei campionati di pallavolo, sia per quanto riguarda la Serie B1 donne che la Serie C donne, dove ci sono per il primo campionato la Fenice Libera Virtus e per il secondo la Pallavolo Cerignola. Partendo dalla B1 si dovrebbe partire il 23 e 24 gennaio. La formazione della Fenice Libera Virtus è stata inserita in un mini girone che comprende Castellana Grotte, Torresi Napoli, Isernia, Arzano, Castellammare di Stabia. Dopo questa prima fase ci sarà l'allineamento con le squadre di un altro girone. Si spera che si possa cominciare curva epidemiologica permettendo. Per quanto concerne invece il campionato di Serie C donne in cui milita la Pallavolo Cerignola, la FIBA Puglia, dopo una conference call, ha deciso che la stagione partirà il 13 e 14 febbraio. Stavolta è prevalso il buon senso, non fosse altro che le critiche piovute da diverse squadre sul fatto che si cominciasse a metà gennaio sono state recepite. Fosse andata diversamente, saremmo qui a parlare di scontro durissimo. La Pallavolo Cerignola si sconterà con Foggia Volley, Sportivia Bisceglie, Star Volley, Dinamo Molfetta, Volley Giovinazzo ed Asci Potenza. Il calendario di questo campionato sarà diffuso nelle prossime settimane. Di Serie A è il primo a partire in questo nuovo anno con una quindicesima giornata del girone di andata che si presenta particolarmente interessante per quanto concerne la lotta a scudetto. La capolista Milan è attesa al delicato confronto in terra campana contro il Benevento. Il precedente di 2 anni fa, lo ricorderete tutti, finì con un clamoroso 2-2 con il gol del pareggio campano ad opera di Brignoli. Tutt'altra storia adesso, ma la formazione campana di Pippo Inzaghi non è da meno, così come l'Inter che attende al delicato confronto dell'ora di pranzo alle 12:30 il Crotone che continua a macinare e cercare di tagliarsi fuori da una zona retrocessione apparentemente e soprattutto particolarmente importante. Andiamo a vedere tutto il quadro completo di questa giornata che prevede, con l'aiuto della grafica, alle 12:30 Inter Crotone, alle 15 in contemporanea Atalanta Sassuolo, Cagliari Napoli, Fiorentina Bologna, Genoa Lazio, Parma Torino, Roma Sampdoria, Spezia Verona, tutte queste partite alle 15 in contemporanea, poi alle 18 Benevento Milan, il tutto si conclude alle 20:45 con la sfida di Torino tra Juve e Udinese.
Ed è tutto per questa edizione di Sport Report 24 della domenica. Mi raccomando, continuate a seguirci sui nostri canali social. La nostra informazione torna con la prima edizione del telegiornale domani mattina alle 9. Grazie a tutti e buona domenica.